È tornato in trincea il dottor Dante Orlando, responsabile del reparto di medicina del Covid Hospital San Massimo di Penne e uno dei primi ad aver contratto il nuovo coronavirus insieme al suo collega e sindaco di Penne, Mario Semproni. Le dirò che io mi ritengo non sfortunato, ma molto fortunato ad aver contratto la Covid con sintomi particolarmente lieviti. Praticamente io non ho avuto, ho avuto poco più che un'influenza. Questo poi chiaramente ha comportato la mia assenza dal lavoro proprio nel periodo più critico, e questo è stato forse la cosa che mi ha creato più problemi. Il dottor Orlando si è soffermato sui tanti sforzi che sono stati fatti soprattutto dai suoi colleghi nel periodo di sua assenza per riconvertire l'organizzazione di un reparto che fino ad inizio anno non pensava mai di poter essere investito da questo virus silenzioso. Guardi, questo è sicuramente vero. Ospedali come quello, in particolare il reparto come quello di medicina dell'ospedale di Penne, a differenza di quelli di un grande ospedale con molte specializzazioni e sottospecializzazioni, più abituato all'elasticità perché vede molte più cose, non può selezionare i pazienti. Quindi noi siamo sempre stati abituati a trattare tutto, anche i pazienti infettivi ed infetti. Il problema più grosso, secondo me, è stato quello dell'implementazione delle tecniche e della capacità di utilizzare dispositivi di protezione individuale e le tecniche di sanificazione ambientale, eccetera. E quello, su quello chiaramente eravamo tutti abbastanza impreparati. Quando sono rientrato al lavoro ho trovato una situazione perfettamente funzionante, perfettamente lubrificata, se possiamo usare questo termine, in cui gli operatori, diciamo che si vedeva che lavoravano in maniera coordinata ed organizzata. E siamo in piena guerra, non c'è nessuna tregua al riguardo. Forse stiamo migliorando in qualche parametro, in qualcosa, eccetera, ma siamo ben lontani dal vedere la vittoria definitiva. Alla fine la vittoria definitiva la deciderà la natura più che l'uomo. L'uomo modifica qualcosa, ma non certo la natura. Infine, un plauso il dottor Orlando, senza tralasciare gli infermieri, lo ha voluto rivolgere agli operatori sociosanitari, poco citati in questi giorni difficili, che stanno svolgendo un lavoro ed uno sforzo encomiabile sotto tutti i punti di vista. Sta dando un contributo enorme, direi, oltre che al funzionamento tecnico di tutta la struttura, anche alla capacità umana di sopravvivere dei pazienti che spesso sono in condizioni psichiche estremamente, estremamente trovate, insomma, estremamente devastanti in alcuni casi.